Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin Boobs. Nuovo showcase, è il turno di un team che è stato chiesto parecchio come showcase, ma non abbastanza da riuscire a vincere nel sondaggio. Infatti è arrivato secondo rispetto allo showcase del team Bardock Family e stiamo parlando del team Vegeta Family con all'interno Trunks Kid trasformabile. Team che sicuramente renderà meglio del team Bardock, ma che probabilmente attira un po' meno essendo una cosa un po' più classica. Quindi saranno i primi match della giornata, riscaldiamoci i polpastrelli accarezzando la schiena di Godzilla. Sigla. Team Veggie Fam con il nostro Trunks Kid in canotta. Per i più attenti conoscitori del mio account vedrete una stellina rossa spuntata su questo Vegeta LF trovato stamattina nell'Happy Weekend, quindi un buon inizio settimana, un weekend prolungato a lunedì ma che ci va bene come cosa. Allora, team, guardiamolo un attimo, è un classicissimo Vegeta Family orientato alle strike principalmente, dove l'unico personaggio un po' sulle blast che andrà a giocare è probabilmente il Vegeta Pur. Trunks giallo non saprei se scenderà mai in campo, non perché non mi piaccia come personaggio in sé, ma perché comunque tutto il team è veramente parecchio incentrato sulle strike e mettere lui mi scombinerebbe un attimo i piani. In ogni caso, gli equipaggiamenti sono esattamente questi che state vedendo a schermo. Chiaramente questo di Vegeta è quello relativo al Vegeta Family. Raga, direi che non c'è molto da aggiungere, di Team Vegeta Family ne avete visti già parecchi, di showcase di Trunks Kid ormai penso che ne abbiate già visti, o quantomeno il mio ve l'ho portato, portiamone un altro, perché no? Andiamo! E scherzavo, prima di iniziare raga, come al solito vi chiedo gentilmente un like di supporto, così per la fiducia, per il video, per l'algoritmo di YouTube, tutte queste belle cose qua che aiutano il canale ad essere, diciamo, messo in mostra tra i video suggeriti, tra quelli che potrebbero piacerti, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente un sacco di gente conta su di voi per fare in modo che i miei contenuti vengano scoperti da loro. Se invece fate parte di questi nuovi utenti che sono arrivati grazie all'algoritmo di YouTube, raga, prendete in considerazione gentilmente di fare un'iscrizione al canale. Lo so che sembra abbastanza uno strambo, ma vi divertirete. Detto ciò raga, ora sì che possiamo andare con i PvP, via. Partenza contro Team Regen. Ok, Self, Fatboo e Zamasu. Va bene, ci prendiamo parecchio danno a dire il vero. Ok, risistemiamo un attimo le idee, c'ha una special move in mano ora. Ok. Andiamo di verde nel caso entri Zamasu. No, entra Fatboo. Va bene, possiamo comunque andare in combo. E ci prendiamo un po' di tempo. Abbastanza tempo per trasformare in Majin Vegeta. E vorrei anche switchare, please. Ok. Blastino, Zamasu, perfetto. Ok, comunque sta tankando parecchio avendo il cover change. Va bene, ci incassiamo qualche danno e la combo è finita. Perfetto, perfect vanish. Dentro Majin Vegeta. Fatboo. Io voglio provare a farlo fuori, raga. Vorrei tanto provarci. Poi a questo punto vorrei anche utilizzare un pochino Trunks verde. Va bene, i danni sicuramente ci sono. Ottimo. Si sono giocati praticamente il recupero HP più grande e un personaggio che onestamente mi sta veramente qua. Va bene. Ok. Clash. 9-6-1 non male, 9-8-5 meglio di me. Va bene, ci incassiamo qualche danno. Ok.
Ok. Bah, andiamo di strike, classica. Blast, una strike può essere qualsiasi cosa, verde, ok. Trunks, raga, lo so, è lo showcase di Trunks verde, mo proviamo a giocarlo. Fai chill? Ah, pure. Oh, cappa. Mamma mia, raga, Machine Vegeta. Non è il momento migliore per mettere Trunks verde, scusatemi. Ora va sicuro che lo uso. Visto, l'ho messo. Ok, stava già saltando. Perfetto, Clash. 977, buono. Entriamo in combo. Dai, Cell, voglio vederti la tua splendida forma perfetta. Yes. Blast, altre blast. Basta, ho finito le mie skills. Ci fa parecchio danno. Va bene. Ok, c'hai una special. Nice. Trunks, non ti ho usato minimamente. Però dai, mettiamola così. Anche lo showcase del Vegeta Family, non solo il suo. Prossimo. Team strano, c'è Goku Zenkai 7, ma non capisco cosa ci azzecchi con gli altri. Però va bene così. Startiamo. Ok. Switchiamo su Trunks. Switch diretto anche per il mio avversario. Guardate che carina sta special move prima di trasformarsi. Basta, tutto qua. Nice. Ok, Vegeta Gringeta. Voglio provare così. Ok, è andata. Wow. Nope. Buoni danni. Ok, questo è Tacos. Ehi. E il suo Goku Zenkai 7 è andato. Non capisco, raga, giuro. Non capisco perché l'abbia portato. Ok, qua ha atteso per bene. Guardate, io giusto così per sicurezza ci butto quello viola dentro. Vergogna. Team Hybrid Tier God. Ok. Vediamo un attimino come possiamo gestircela, raga, perché sarà molto tosta. Ma non era una strike. Perché devo sbagliare anche ste cacate? Giuro, pensavo fosse una strike. Ok. Up. Ok. Anch'io, guarda. Nice. Ah, ma i danni li facciamo. Anche sugli Zenkai. Ok. Direi vanish subito. Ah, perché dura un botto la sua strike? Tiè, muori subito. Vediamo se muore. Sì. Ok. Va benissimo su di lui, va benissimo. A caso. Ok.
Mamma mia, doppio gon Super Saiyan 2 la Standers. So cazzi, una combo e muoio, tipo. Vai, Vegetone. Vai, Vegetone, che sei una bestia. Ok. Ma siamo seri? Prossimo! Direi che possiamo concludere con questo match. Fusion Bruda. Ok, 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 ok. Perfect Vanish, lo accettiamo. Ok. Sarebbe stato meglio buttarlo dopo, però ok. No! Maledetto! Fa tutte mosse strane. Cioè, meglio, non casca assolutamente nei miei bait. Proprio come se non glieli facessi nemmeno, se ne frega. Va bene, vediamo di recuperare. Ultimate su Vegeta pur. Ok. Ok. Ah, pure. Nice, 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 nice. God damn. Combo pulita pulita. Qua c'è da stare attenti al Rising Rush. Molto molto attenti al Rising Rush. Ok, tiramelo ora, ti prego. Ah. Sì, 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 sì. Può essere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Va bene, Vegeta Viola era già mezzo morto, quindi ci sta benissimo. Ok. Ah, bravo, 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 bravo. Non è andato in panico. Tanto male. Machine Vegeta dentro. Tankati questa Spirit Sword. Belle 1800 blast in mano. Ok. Ciao Vegito. Ok. Rushiamo. Beh, una special l'ho appena usata. Ottimo. Ottimo, ottimo. Un mix di pugni padre e figlio, raga. Bellissima questa combo. Gli stessi pugni, la stessa energia. No. Va bene, va bene, va bene. Pigliati tutti questi cabani, Vegito.
Un saluto dal miglior blu del gioco. Team Vegeta Family con all'interno Trunks Green. Allora, ero partito un attimino scarico onestamente con il gameplay, con gli showcase, semplicemente perché erano i primi match della giornata dopo una giornata di lavoro. Non ero così on fire, ecco. Mano a mano che giocavo invece questo Trunks Kid, ma non proprio solo lui, perché tutto il team che mi ha riscaldato, mi ha riacceso il fuoco interno, la fiamma del demone di Legends. E raga, devo dire che spacca sto personaggio, spacca il Team Vegeta Family. Majin Vegeta, raga, spacca un botto, onestamente. 3 stelline, ma tiene testa proprio agli Zenkai di altissimi livelli, alte stelle, alto Zenkai di pannello. Raga, è un personaggio che fa dei danni semplicemente esagerati. Chiaramente se avesse più stelle sarebbe ancora più demolitore, ma comunque ci accontentiamo, più che accontentiamo a 3 stelle. E raga, mi piace sempre di più. Più lo uso e più mi piace questo Majin Vegeta. Idem per il piccolo Trunks Kid, che in coppia con Majin Vegeta, raga, c'è già nei Rising Rush che tirano i pugni insieme. È una cosa bellissima vedere quest'odio insieme padre e figlio. E dopodiché invece mi piace un sacco per il fatto che si pesca una marea di carte quando inizia a fare combo di strike. Mi piace il fatto che locchi per 2 timer count l'avversario nel momento in cui entra in campo, quindi è abbastanza semplice terminare personaggi blu. L'unica sua grossa è che ha veramente poche difese e il team in generale pecca un attimo di difese, in quanto principalmente non c'ha un buff per gli HP. Ha qualche personaggio sì di Z ability difensive, principalmente mischiate a statistiche offensive, però manca il buff per gli HP. Niente raga, direi che mi sono dilungato anche troppo con questo spiegone. Vi mando un bacione a tutti e ci vediamo nel prossimo video.